E alla fine è un accordo che vale 10 miliardi di euro. È un lavoro che riguarda molti capitoli che sono assolutamente cruciali e che, io condivido totalmente il giudizio del presidente De Luca, costituiscono la risposta di medio-lungo periodo alla emergenza criminalità. Ho parlato questa mattina con il ministro dell'Interno, è disponibile nella prossima settimana a partecipare di nuovo a un tavolo in prefettura per dare il senso della vicinanza e della presenza delle istituzioni e per verificare insieme tutto ciò che può essere ulteriormente fatto. Da parte mia, nei prossimi minuti, insieme al presidente De Luca, al prefetto, incontreremo alcune realtà del rione sanità. Noi siamo assolutamente convinti che ci sia bisogno di una presenza solida e non episodica da parte di tutte le istituzioni, tutte, nessuna esclusa. Sono convinto oggi più di ieri che la nuova presidenza della regione Campania debba smuovere il PIL dell'Italia, non soltanto di questa regione. Nel dirlo, ovviamente, vorrei non sembrare troppo attento alle questioni economiche o economicistiche. C'è un senso di grande riscatto, oltre a questo. Concludendo, patti per il Sud, non chiacchiere. Impegni, tempistica, soldi da spendere. Questi soldi sono soldi che venivano buttati via. Adesso è finito il tempo in cui l'Italia spreca le proprie ricchezze, spreca le proprie opportunità, spreca le proprie possibilità. Dalla Campania, oggi 24 aprile, la prima sigla dei 15 patti per il Sud, l'epoca degli sprechi in questo paese. La mandiamo in soffitta, rottamiamo gli sprechi e iniziamo finalmente a fare le cose sul serio a partire dal mezzogiorno. Adesso, un sommo gaudio, firmiamo questo meraviglioso patto. È un ulteriore ossigeno che diamo all'economia del nostro territorio e credo sia anche la risposta più efficace sul medio periodo ai problemi della delinquenza organizzata. Creare lavoro, aprire cantieri, dare opportunità di vita anche ai giovani. L'emergenza criminalità invece come si affronta adesso? Si uccide praticamente un morto a settimana, c'è cioè a Napoli, basta la militarizzazione che c'è stata? No, non basta la militarizzazione, sicuramente non basta. Intanto ci sarà un nuovo incontro con il Ministro dell'Interno la prossima settimana per mettere a punto anche ulteriori misure. Credo ovviamente che sia necessaria anche la repressione, su questo non c'è da fare poesie, sarà necessaria una repressione anche più dura e secondo me anche un lavoro di intelligence, un lavoro preventivo da fare in maniera molto più pervasiva. Dopodiché comprendiamo tutti quanti che la soluzione del problema è un'altra, è quella dei livelli di socialità che dobbiamo diffondere, dei valori che dobbiamo diffondere nelle giovani generazioni, delle scuole aperte anche di pomeriggio, investiremo decine di milioni di euro per tenere le scuole aperte, della creazione di momenti di aggregazione per i giovani e poi soprattutto della creazione di lavoro. Ma comprendete tutti quanti che creare lavoro non è una sfida che si risolve in 24 ore. Allora, tutto deve essere messo in movimento, dobbiamo investire tutto quello che abbiamo, aprire i cantieri, creare occupazione, ma credo sia necessaria anche avere la mano ferma nella repressione di fenomeni criminali.